Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Easy Harp. Allora, continuando il nostro viaggio tra i maestri dell'armonica, oggi c'è Sugar Ray Norcia. Sugar Ray Norcia, cantante armonicista di altissimo livello, attualmente ancora parecchio attivo. Vi consiglio, se non lo conoscete, di andare a scoprirlo. Allora, come funziona questo viaggio tra i maestri dell'armonica? Sicuramente sono dei suggerimenti che io continuo a dare per chi magari si approccia al mondo dell'armonica blues e vuole conoscere armonicisti. E poi è anche una questione proprio che si va a scoprire un filo che continua, la storia che continua. Attraverso i maestri di oggi si riascolta l'eco dei maestri di una volta, anche e soprattutto quando i maestri di oggi riprendono vecchi brani dei vecchi maestri e li ripropongono magari anche in stile al pubblico di oggi. Allora, cosa ci ascoltiamo oggi e commentiamo insieme? Sugar Ray Norcia ci suona un pezzo di Sonny Boy Williamson II, ok? In the Younger Days. Come vedete, spesso gli armonicisti vanno a riprendere i vecchi classici e li magari li rendono un po' più moderni, ma è un modo per portare avanti una tradizione e tenerla viva. Soprattutto noi non possiamo ascoltare se non attraverso i dischi il vecchio Sonny Boy Williamson II, ma attraverso questi armonicisti, insomma, la loro musica continua ad arrivarci. Godiamoci questo brano. E lo commentiamo insieme, lo metto dall'inizio. In my younger days I could start with the right harmonica. Bisogna iniziare con l'armonica giusta. Armonica in fa in seconda posizione, quindi il pezzo in tonalità di do. Armonica molto acuta. Tanto spettacolo, frasi sintetiche alla Sonny Boy. Ogni tanto provate a chiudere gli occhi e immaginare di ascoltare Sonny Boy. Sugar Ray ha un suono, in questo caso prettamente acustico, ma sentite un timbro pazzesco, anche in elettrificato, ma il vibrato, la modulazione, l'espressività. Ed ecco qua, un altro. Questo è un palco grosso, non è una stanza. Ha una potenza di suono incredibile. Non è, è senza microfono. L'armonica è molto acuta, quindi le note tutte tagliano. Sentite che potenza. Ma
sono libero. Passaggio proprio standard, pulito, elegante. Allora ci sono i Boy Williams. Well, back in those days. Eppure la voce, veramente una potenza sovrumana. Stile unico, se lo ascoltate, ha un timbro vocale molto personale, bravissimo cantante e un'armonica di altissimo livello. Fanno anche un po' di spettacolo, il testo diventa una parte recitata in questo momento. Ti sentiamo come? Si avvicina piano piano al microfono. Grandissimo Sugar Ray Norcia. Beh, insomma, gira parecchio, capita spesso in Italia. Io ho avuto anche modo parecchi anni fa proprio di ascoltarlo in un paese qua in Piemonte d'estate. Un grandissimo spettacolo. E tantissimi dischi, Room Full of Blues era il nome della sua band, che comunque se cercate Sugar Ray Norcia trovate tantissima bella musica, bellissime armoniche ma anche bellissima musica. Tra l'altro era anche tra gli armonicisti del disco Super Harps, dove c'era anche Charlie Marshall, White, Billy Branch, adesso non li ricordo tutti, però mi ricordo sicuramente che c'era anche Sugar Ray Norcia. In particolare un brano che io spesso insegno ai miei studenti, Blues Why Do You Worry Me, un brano cantato da Charlie Musselwhite, dove però c'è la seconda armonica di Sugar Ray Norcia. Beh, comunque un grandissimo artista, un grandissimo musicista, vale assolutamente la pena tenerlo tra la propria collezione di album preferiti, ok? Sugar Ray Norcia. Bene, questo era il video di oggi, spero che ti sia piaciuto, se così è stato magari lascia il tuo like, spero che insomma questi armonicisti ti servano come fonte di ispirazione. Se non sei iscritto al canale iscriviti, segui EasyHarp anche su Facebook, Instagram, iscriviti al canale Telegram di EasyHarp, vai a curiosare su EasyHarp Store dove trovi tantissime magliette come questa, cappellini, accessori vari, tutto a tema armonica, con i design originali realizzati da sottoscritto. Tra l'altro farò poi un video di introduzione a questa cosa. Ho aperto anche una piccola vetrina su Amazon, una mia selezione di prodotti Amazon che possono magari interessare a tutti gli appassionati di armonica. Vi lascio il link in descrizione e magari anche qui sopra.
E soprattutto, se non l'hai già fatto, vai a visitare EasyArp 2.0, la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyarp.it, dove trovi tutti i miei corsi, chiaramente di armonica. E accessibilità gratuita a livello base 1 per imparare i rudimenti di questo bellissimo strumento e poi pian piano, step by step, un percorso guidato che ti può portare pian piano alla scoperta di tutti i segreti dell'armonica blues. E ricordate che imparare a suonare l'armonica è facile con EasyArp. Take it easy, take it easy, Arp. Ciao, saluto a tutti.